Torno sulla regolamentazione perché secondo me è necessario farlo, c'è veramente molta confusione sul tema. In sostanza c'è chi dice che non serve regolamentare perché alla fine bisogna punire le persone ed è la cosa più importante, quindi punire chi utilizza l'intelligenza artificiale in modo sbagliato, creando disinformazione o usandola per scopi ovviamente negativi, come per esempio truffare le persone e così via. Quello che è poco chiaro, a mio parere, ed è quello che è necessario capire, è che la maggior parte dell'inquinamento che proviene dall'intelligenza artificiale, cioè utilizzando l'intelligenza artificiale, arriva da paesi stranieri e sono paesi che di solito sono, come dire, impossibili da punire, paesi canaglia, paesi strani, con dittatori, e vivono di questo. Per cui cosa accade? Che tu non puoi punire e far rispettare una pena ad un cittadino di un paese di quel tipo. Per cui la maggior parte dello scam, amici, arriva da lì, la maggior parte degli attacchi arrivano da lì, la maggior parte dell'inquinamento della democrazia arriva da lì. E quindi è quello il problema principale. Certo, non si può arginare completamente, ma intanto perlomeno mettiamo questa sorta di scolapasta dove almeno ci sono dei fiotti che escono e non il fiume in piena. Ecco, questo è un po' il punto, per cui spesso uno pensa che si tratti di come dire, un processo aggiuntivo che limiti la tecnologia. In realtà la tecnologia può crescere quanto vuole, semplicemente nel rispetto degli altri, nel rispetto di tutta una serie di regole che mantengono la democrazia che ci siamo conquistati con fatica e che non vogliamo che qualcun altro ce la porti via. Spero di aver dato quel pezzettino in più per capire il motivo per cui sono convinto che la regolamentazione dell'intelligenza artificiale sia una buona cosa. Buona giornata.